Posto. Ok, allora, benvenuti al secondo pomeriggio del Festival di Informatici senza Frontiere. Abbiamo il piacere di avere quattro, più forse anche qualcun altro, tecnici, se mi consentite di chiamarvi tecnici, che sono i responsabili di tutta la parte informatica di alcune aziende, e loro ci racconteranno un po' che cosa stanno facendo dal punto di vista di sostenibilità, e sentiamo un po' anche di loro idee. Lascio la parola a Deborah Tinelli, chiedo scusa Deborah, che vi racconta un pochino meglio. Grazie, parlo qui, se si sente. No, si sente? Sì. Già non funziona. Non va avanti. Beh, intanto mi presento, sono Deborah Tinelli, consigliere qua, e sono qui in veste di consigliere AUSED. AUSED è la più grande community di CIO italiani, riunisce più di 200 aziende, appunto, italiane. E oggi abbiamo la fortuna di avere qui una rappresentanza di queste aziende. Io ve li presento intanto che aspettiamo le slide. Abbiamo Francesco Pezzutto, grazie, eccoci qua. Francesco Pezzutto, CIO and Digital Transformation di Friuli Intagli. Abbiamo Alessandro Caleffi, in veste di consigliere AUSED e ICT Director di Illy Caffè. Abbiamo Paolo Sassi, che è il CIO del gruppo Bauli. E abbiamo con noi Piero Giacomelli, che è IT Manager di Fidia Farmaceutici. E oggi appunto ci racconteranno che cosa hanno fatto, cosa stanno facendo e che cosa hanno in programma e in progetto nel futuro per quanto riguarda il digitale e la sostenibilità. Però iniziamo a introdurre il tema, perché ci sono sempre delle sigle che si sentono ma magari non si sa bene il significato. Quindi adesso lascio la parola a Alessandro Caleffi, che ci spiegherà che cosa vogliono dire queste sigle e che cosa stanno facendo le aziende appunto nella direzione della sostenibilità e del digitale. Come si fa? Questo? Questo. Perfetto. Buongiorno a tutti. Si sente, sì. Allora, mi chiamo Alessandro Caleffi, io di lavoro appunto lavoro in Illy Caffè, mi occupo di sistemi informativi e per oggi, come diceva Deborah, vi porto non tanto il punto di vista quello che ha fatto Illy come azienda, ma il punto di vista di AUSED, dei nostri associati. Abbiamo condotto una survey nelle ultime settimane chiedendo ai nostri associati, una quota di essi insomma, che tipo di obiettivi si stavano ponendo in termini di obiettivi ESG, che probabilmente tutti saprete di cosa sto parlando, giusto? No. Quindi, perfetto, andiamo sulle sigle. Partiamo un attimino a monte. Sappiamo che le Nazioni Unite si sono date degli obiettivi, no? Entro il 2030 tutti questi, scusate, 17 obiettivi sono gli obiettivi che 193 paesi membri dell'ONU hanno deciso fondamentalmente di portare a termine per rendere un po' migliore il nostro pianeta. Da questi obiettivi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di estrarre una serie di domande. Ok, per cercare di capire qual è il contributo delle nostre aziende a portare a casa entro questa data, questo pietra miliare 2030, gli obiettivi di tipo ESG, che sta per Environmental, Social and Governance. Quindi sono tre, diciamo, ambiti in cui le nostre aziende, le nostre economie si devono in qualche modo orientare per riuscire a rendere migliore l'ambiente in cui viviamo e sostenibili le nostre aziende. All'interno dell'Environment and Social and Governance abbiamo un tema un po' più ristretto, no? Che si chiama Corporate Digital Responsibility, quindi è un di cui di questi ESG. Che cos'è? Sono quegli obiettivi dove noi, che facciamo sistemi informativi, possiamo contribuire in qualche modo ad andare a migliorare alcuni aspetti delle aziende per far sì che appunto questi più ampi obiettivi ESG siano messi a terra. E per farlo appunto abbiamo chiesto ai nostri associati che tipo insomma, di lavoro stanno facendo in questa direzione. E l'abbiamo chiesto a 39 aziende, tutte qualificate, no? Che conosciamo fondamentalmente.
27, diciamo, di queste aziende si sono poste, di queste 39, si sono poste obiettivi in ambito ESG. Quindi vuol dire che le aziende ci stanno lavorando, ci stanno già pensando. E il 70% di queste è da almeno 2 anni, quindi vuol dire che non è proprio una cosa nuovissima. È già qualche tempo che le nostre aziende stanno cercando di migliorare questi aspetti della società. E l'ambiente in generale è stato l'ambito tra, appunto, environment, social and governance, quello più, diciamo, sotto i riflettori della governance delle nostre aziende. Giusto per darvi 2 dati di contesto, aziende tipo manifatturiero principalmente tra queste 39, quindi fondamentalmente molto rappresentative anche del tessuto italiano, no? E vado un po' veloce su questi numeri perché poi andiamo su quelle successive, magari sono più interessanti. E aziende medio-grandi, ok? Quindi stiamo dicendo che il 44% erano aziende tra 100 e 500 milioni di euro di fatturato, l'altro 38% anche più grandi. Quindi aziende con una certa struttura, aziende con probabilmente anche risorse per poter pensare a questo tipo di obiettivi. Quasi tutte, diciamo, Nord Italia e centro, non si è riusciti a intercettare il sud in questo momento, non perché non lo stiano facendo, ma perché nel nostro paniere in questo momento non hanno risposto. I 39 intervistati, per darvi un altro, come dire, parametro di lettura, filtro di lettura, i dati che vediamo dopo, sono quasi tutti, diciamo, direttori IT o CIO, 79% o IT manager. Questo, la differenza è sottile, dipende dalla relazione che l'IT ha col management aziendale, se in staff al management piuttosto che no. Piuttosto che una piccola percentuale di direttori non IT e HR. Questo significa che chi ha risposto è un po' forse autoreferenziale. Io che faccio IT devo rispondere e dire come io sto contribuendo a un certo obiettivo. A volte sarebbe interessante capire come terzi vedono noi stessi, quindi dobbiamo guardare i dati con questo filtro per onestà intellettuale. E diciamo, di questi 39, appunto 27, ripeto, si sono posti obiettivi, gli altri o non lo sanno o dicono di no, ma poi i dati ci diranno che anche se non lo sappiamo, anche se non abbiamo dichiarato aziendalmente di avere degli obiettivi, qualcosa lo stiamo facendo comunque. Questo un po'. Allora, per ritornare sempre, diciamo, sul tema diciamo ESG, questo è un territorio, diciamo, che è esplorato già da parecchio tempo, quindi già da oltre, tra 24 e 36 mesi e oltre 36 mesi. Sono aziende che ci stanno pensando da tanto tempo, come dicevamo prima. E il 93% dei casi, questo è interessante, la necessità è stata espressa direttamente dagli amministratori delegati o dagli imprenditori. Questo ci dice che fondamentalmente è un tema che è a cuore alla testa delle aziende. Sicuramente è frutto di, insomma, richieste che sono arrivate dall'azienda, dall'esterno dall'azienda, da clienti, da banche, da istituzioni, però questo ci dice è qualcosa che è, diciamo, all'attenzione della proprietà, dei vertici delle aziende italiane, delle nostre aziende. E ecco, questo è un tema che poi verrà approfondito da alcuni colleghi successivamente. Quando si introduce in azienda qualche obiettivo di tipo ESG, bisogna riorganizzare le nostre aziende, almeno parzialmente. Quindi tutte le aziende che hanno introdotto questi obiettivi, in un modo o nell'altro, aggiungendo un ruolo specifico in azienda, nominando un responsabile che si occupi di queste cose, perché sono degli argomenti anche nuovi a volte per le aziende, nuove assunzioni, mi devo portare da fuori delle competenze, piuttosto che creazione di nuove funzionalità, funzioni organizzative. Diciamo che è qualche cosa che non è quindi di facile inserimento. Quando io voglio portare in azienda obiettivi di questo tipo, devo cambiare il mio business, creare nuovi progetti, portare nuovi argomenti, nuovi indicatori, e quindi, diciamo, devo modificare la mia struttura. Questo apre a 2 temi, modifiche organizzative che vedremo, ma poi anche delle nuove competenze in qualche modo che saranno necessarie nel futuro sempre di più alle nostre aziende per poter sopperire a questo tipo di obiettivi. E se gli imprenditori sono stati, o gli amministratori delegati sono stati coloro i quali hanno attivato il processo, nella metà dei casi sono anche coloro che si sono, diciamo, messi lo zaino e portano questo peso in azienda, quindi che stanno fondamentalmente traghettando l'azienda verso obiettivi di questo tipo. In altri casi, diciamo un po' più frammentati, comunque ci sono altre funzioni, come vedete,
altre funzioni aziendali, che può essere l'IT, la qualità piuttosto che l'audit, la ricerca e innovazione, gli ESG. Questo cosa ci dice? Ci dice che nelle aziende o l'imprenditore appunto ha deciso di, in tutte le altre evidentemente non c'è una best practice, cioè le aziende non sanno affrontare tutte in maniera uniforme questo tipo di obiettivi, questo tipo di azioni. Quindi vuol dire che le aziende stanno ancora imparando, ci stiamo ancora arrivando a trovare probabilmente delle best practice in questo. E ritornando invece a monte, quindi agli obiettivi che ci eravamo dati di tipo ambientale, sociale, economico o anche tecnologico, questo è un po' il risultato, ovvero stiamo premiando a livello aziendale il fatto di andare a inseguire obiettivi di tipo ambientale o sociale, quindi per migliorare l'ambiente, migliorare le comunità, un po' meno per migliorare il ciclo economico piuttosto che l'ambito tecnologico, poi andremo in dettaglio. E ritornando appunto agli obiettivi, ecco che la nostra organizzazione mondiale ha decretato come obiettivi per il 2030, diciamo, abbiamo cercato di dividerlo in cluster, ok, per capire il contributo che le nostre aziende per ognuno di questo cluster darà a questi obiettivi che hanno posto le Nazioni Unite. Vado avanti. Adesso vado punto per punto, quindi qui siamo in ambito tecnologico dei quattro che abbiamo visto prima. Quindi o siamo sulla buona strada o non ci siamo. C'erano parecchie domande nel nostro sondaggio. Diciamo che in ambito tecnologico i primi due obiettivi che le nostre aziende hanno dichiarato che si stanno già impegnando per risolvere sono questi, quindi vogliono implementare delle pratiche di cyber security robuste e dinamiche. Questo perché? Perché la cybersicurezza oggi a 360 gradi è uno degli ambiti più probabilmente impattanti nelle aziende, sicuramente molto importanti. Noi stiamo investendo tanto e tutte le nostre aziende, ed è considerato un ambito, diciamo, anche che migliora l'ambiente, perché un attacco cyber in un'azienda può portare fondamentalmente a problemi sulla continuità di un ospedale, come proprio, quindi con dei problemi, come dire, oggettivi sulle persone, ma anche all'interno dell'azienda. Una defezione su un sistema può anche prendere una funzione organizzativa e farla lavorare male con stress e quant'altro. Quindi sono ambiti molto importanti sia verso l'interno che verso l'esterno dell'azienda, e su cui ci stiamo già lavorando come aziende. Non adottare comportamenti da furbetti su internet, quindi con degli unsubscribe impossibili e quant'altro. Allora, questo si potrebbe dibattere un po', però le nostre aziende si stanno impegnando ad avere degli atteggiamenti nell'utilizzo della tecnologia che siano il più fair possibile, il più corretti. Questo è quanto è stato dichiarato. Mentre non ci siamo ancora in ambito tecnologico su questi due punti, ovvero ottimizzazione del portafoglio applicativo. Questo è un po' particolare. Provo a spiegarlo. Le nostre aziende hanno tantissime applicazioni, quindi usano tanti server, consumano tanta energia e risorse di varia natura. Se io ho un portafoglio applicativo ordinato, quindi dove non ho ridondanza di funzionalità, di applicazioni, automaticamente sto spendendo meno risorse, meno energia, meno CO2, meno tutto. Su questo non ci siamo ancora. Abbiamo dei portafogli applicativi non esattamente efficienti. Mentre per quanto riguarda assicurare algoritmi di artificial intelligence etici, qui non ci siamo, ma dal mio personale punto di vista, perché? Perché non sono ancora così diffusi, quindi non ci stiamo ancora mettendo troppo la testa. Ecco, questo è un po' il tema. Dal punto di vista ambientale, che ricordo essere forse l'aspetto che è stato più, come dire, considerato dai nostri associati, si cerca di ridurre, di introdurre, intervenire in azienda riducendo l'utilizzo di carta e cose, diciamo, introdurre processi paperless. Questo mi viene da dire, come dire, un po' un vincere facile, no? Insomma, già c'è la normativa sulle fatture che ci impone, insomma, di dematerializzare, sicuramente faccio efficienza operativa, quindi diciamo che qui non siamo mossi probabilmente da uno spirito di ambientalista, siamo probabilmente più mossi da uno spirito di efficienza o di normative che ci hanno in qualche modo imposto di farlo. Mentre poi adottare policy di consumo energetico responsabile, oggi questo è un dato che sicuramente, sono dati di ottobre, quindi sarà schizzato nell'ultimo mese, se avessimo fatto forse 6 mesi fa questa cosa non l'avremmo rilevata, però oggi ci sono allo studio, insomma, di tutte le aziende l'adozione di policy, strumenti, analisi dei dati per ridurre i consumi anche lato, diciamo, infrastrutture tecnologiche. Dove non ci siamo ancora,
Nelle pratiche di riciclo e riuso e riduzione di materiali, diciamo, di consumo, ci sono tanti materiali di consumo nel mondo IT che si possono probabilmente riutilizzare e riciclare. Su questo no, non ci siamo ancora arrivati. Siamo ancora un po' nella logica un po' consumistica. Intervenire, ecco, in applicazioni in e-commerce e multicanalità che riducono i consumi di energia e i materiali nei punti vendita. Questo si applica soprattutto alle aziende che hanno un settore retail, per esempio dove lavoro io in Ilia, abbiamo un sacco di negozi in giro per il mondo. Una cosa che sicuramente riduce sprechi e consumi è quello di lasciare nei punti vendita, che può essere del caffè, che può essere qualsiasi altra tipologia di attività, il minor numero di materiali, magari anche deperibili, che hanno bisogno di raffrigerazione, hanno bisogno di energia per essere mantenuti, spazi e quant'altro. Quindi si sta cercando di utilizzare, diciamo, delle tecniche, diciamo, di e-commerce in modo tale da far arrivare il bene solamente quando è necessario nel negozio e non magari, come dire, sprecare consumi in trasporti o storage di beni laddove non servono, quindi con consumi. Su questo non ci siamo ancora. Ci abbiamo pensato, ma non ci siamo. In campo economico, diciamo, siamo sulla buona strada rispetto a questi due punti, ovvero ci siamo dati degli obiettivi. Mi ha chiesto se le aziende hanno degli obiettivi rispetto ai diritti di proprietà, degli asset digitali, quindi se usiamo in qualche modo licenze non pagate, non riconosciute a coloro che ne hanno i diritti, piuttosto che se ci sono comportamenti non leciti da questo punto di vista. Invece qui siamo proprio sulla buona strada. Le nostre aziende sono molto ligi a questo, non abbiamo fenomeni di, se non magari marginali, di utilizzi impropri di licenze asset digitali, mentre invece tutti si stanno molto impegnando nella trasparenza del business digitale, che sia questo etico, sia quindi cercando per le aziende, soprattutto italiane, di mantenere anche la fiscalità in Italia. Questo l'abbiamo, come dire, messo sotto un cappello, diciamo, economico etico, quindi non andare a decentralizzare aziende a carattere digitale, il processo a carattere digitale, laddove sarebbe facile farlo tecnicamente, ma magari poco etico, e poi comunque anche la normativa anche qui ci dice che non va fatto. Quindi c'è sempre un filtro, la normativa inizia a essere qualcosa che, insomma, ha un peso. Mentre non ci siamo ancora sulla scelta di fornitori certificati sostenibili, almeno dal punto di vista IT. I nostri IT manager prendono fornitori sia che siano certificati sostenibili sia che non lo siano. Questo probabilmente nel futuro potrebbe cambiare, quindi quando ci sarà un alto livello di maturità, un po' a livello di mercato, sicuramente, dire, anche le scelte tecnologiche dovranno andare un po' in questa direzione, e dall'altra parte le aziende dell'offerta di tecnologia dovranno dimostrare di essere, come dire, sostenibili. Okay. Utilizzo responsabile del fondo di gig economy, quindi esternalizzazione di home delivery, queste cose molto dibattute oggi ai limiti anche quasi, insomma, della legalità a volte. Non ci siamo ancora, ma questo è un dato da leggere sul contesto iniziale. Manifatturiero non utilizza queste cose, quindi per definizione ci hanno detto che non è un loro problema. Vado un po' più veloce perché mi dicono che sono troppo lento. In ambito sociale, garantire la protezione dei dati privati del personale e dei clienti. Questo è qualcosa a cui tutti prestano molta attenzione. E qui ancora la normativa ritorna, la normativa GDPR ha imposto a tutti di farlo, quindi probabilmente anche lì mossi da normativa, non mossi da un principio sociale. Ecco. Sempre in ambito sociale ci siamo su investire in applicazioni che riducono il movimento fisico di persone e cose. Questo è figlio sicuramente della pandemia, che ha, diciamo, costretto tutti a un modello di lavoro diverso, e quindi le aziende hanno investito in tecnologie abilitanti questi nuovi modi di lavorare. Non ci siamo ancora su automazione responsabile e sostituzione del lavoro umano. Allora, qui oggi c'è un fenomeno in IT molto, insomma, molto forte, che si chiamano sistemi di RPA, Robotic Process Automation, quindi andiamo a robotizzare molti processi. Questo a volte è efficienza, a volte invece è togliere lavoro alle persone. Quindi va gestito con molta, come dire, con molta cautela. Su questo diciamo che non ci siamo ancora, probabilmente perché non è diffusissimo, poi bisognerà pensarci.
promuovere pratiche etiche con la tecnologia, ad esempio utilizzo comportamenti social network, diciamo che questo è più che altro stato visto come un ambito personale della nostra azienda, nessuno che interviene come dire, sui nostri collaboratori a dire come si devono comportare in un ambito piuttosto che in un altro. Vado velocissimo e chiudo. Tecnologie che hanno un impatto positivo sui consumi di emissioni che stiamo adottando, ok, già oggi, nel 92% anziché avere dei server fisici li mettiamo in grandi virtualizzatori che fanno a livello energetico delle economie di scala, per poi andare, adesso non sto lì a citarli tutti, comunque infrastrutture cloud, anche lì ancora probabilmente un'economia di scala ancora più grande, quindi non siamo a casa a virtualizzare, ma siamo addirittura su grosse infrastrutture condivise. Stiamo iniziando a impostare sistemi di energy management sempre più, come dire, efficienti, stampanti di rete anziché quelle normali, questa vabbè, è una piccola cosa, l'abbiamo rilevata, ma ormai la fanno tutti e via. Vado subito alla fine. Cosa possiamo dedurre, secondo me, da tutto quello che abbiamo rilevato? Fondamentalmente non è una cosa nuova questa corporate digital responsibility, le aziende ci pensano già da un po', che abbiamo detto da più o meno 2 anni. Parte dal top management dell'azienda, sono le teste che pensano a questo argomento e fanno calare gli obiettivi su tutte le organizzazioni. Ci sono degli impatti organizzativi, probabilmente perché ci stiamo preparando delle nuove challenge normative che ci saranno fra un po'. I bilanci dovranno essere anche approvati e revisionati anche in termini di sostenibilità. Diciamo che la cyber security non la consideriamo un fatto, diciamo, sociale, ma è una necessità imprescindibile. Abbiamo puntato sull'ambiente, forse con delle cose anche un po' banali, e vincere facile. E poi la cyber security e la privacy, probabilmente anche lì non ci siamo mossi sulla sponda di principi etici, ma sulla base di elementi normativi. E quindi il mercato, secondo me, ha dei meccanismi di autoregolazione, questi ci sono, però è il legislatore che deve intervenire per far sì che tutti in qualche modo si muovano in modo coordinato, perché qui vediamo che ci stiamo provando in tanti, ma probabilmente lo stiamo facendo a macchia di leopardo in maniera non esattamente efficiente, non uniforme. Quindi il regolatore deve permettere questa accelerazione. E anche perché, però, dato che il regolatore ci metterà un po' di tempo a fare questo lavoro, quindi di adattamento normativo, è il compito, secondo me, nostro di imprese e consumatori, fondamentalmente, di chiedere una spinta sempre maggiore, impegnarci tutti per far sì che la realtà superi anche magari certe lentezze normative che poi servono, ma come dire, diventa necessario probabilmente muoversi più veloce. Niente, finito. Grazie. Abbiamo introdotto l'argomento, siamo riusciti a capire cosa significano le due sigle, perché è qualche anno che se ne parla, ma se ne parla ancora forse troppo poco, e sicuramente i ragazzi che stanno studiando adesso queste cose le sentiranno molto di più. Soprattutto mi viene da dire, rispetto a quello che ha detto Alessandro, che sulla S di ESG probabilmente sarà il futuro e i ragazzi che dovranno lavorarci più di noi adesso. Adesso ascoltiamo la testimonianza appunto di Paolo Sassi, che in Bauli hanno già da tempo comunque iniziato questo tipo di percorso. Che cosa hanno fatto fino ad oggi e che cos'è la prospettiva futura per loro? Prego Paolo. Su questa slide qua, questa qui, poi ne parleremo. Buongiorno, sono Paolo Sassi, sono responsabile dell'informatica di Bauli. Vi dico informatica perché avete sentito CIO, avete sentito responsabile dei sistemi informativi, e chi ha lavorato in azienda magari capisce, i giovani che sono qui presenti magari si devono ancora avventurare nel mondo del lavoro e magari non sanno chi è un responsabile dell'informatica. Fondamentalmente è chi in azienda deve mettere a disposizione gli strumenti affinché l'azienda possa lavorare. Una piccola digressione: l'azienda oggi senza informatica non può lavorare, perché ormai i flussi operativi richiedono volumi,
volume, si svolgono su volumi e su quantità di operazioni che in unità di tempo l'umano non può svolgere. E di conseguenza il computer, l'informatica è fondamentale. È un'informatica chiaramente rivolta all'azienda, è un'informatica che fa bilanci, che fa contabilità, che permette di supportare la logistica, permette di supportare la produzione e via dicendo. Ora, è chiaro che chi vive un ambiente di questo tipo, io e le persone che lavorano con me, vivono il tema della sostenibilità così come l'azienda vive il tema della sostenibilità. Noi andiamo di pari passo, serviamo l'azienda, serviamo i bisogni dell'azienda, anche se in alcuni momenti siamo noi stessi un elemento importante che permette di partecipare in modo contributivo diretto per la sostenibilità, nel momento in cui ad esempio un server, scegliamo un server che consuma meno di un altro, così come ci ha fatto vedere anche Alessandro. Un'azienda la sostenibilità la sta affrontando attraverso un suo percorso. La sostenibilità oggi per l'azienda non è qualcosa di nuovo, non è qualcosa per cui l'azienda scopre che è una sigla che va di moda, escono le Nazioni Unite, fanno un proclama. No, è un percorso, è un percorso che le aziende hanno già iniziato da tanto tempo. Io ho messo su questa slide perché in questa slide noi abbiamo sintetizzato il percorso che Bauli ha fatto in questi anni su dei temi che magari non si chiamavano sostenibilità, ma che alla fine sono arrivati ad atterrare sul tema della sostenibilità. E in modo diretto oggi noi riusciamo a portare dentro a un documento formale, sostanziale, che si chiama bilancio di sostenibilità. È un documento che sempre di più si affiancherà al bilancio contabile e che tutte le aziende nel giro di qualche anno dovranno avere. Dovranno avere un bilancio che è fatto di partita doppia, conto, voglio dire, stato patrimoniale, eccetera, e dall'altra parte c'è essere un bilancio di sostenibilità che ha certe caratteristiche, che fondamentalmente, e questo è un tema che è importante, che voglio affrontare nel mio intervento, dovrà oggettivare che cosa sta facendo dal punto di vista della sostenibilità, ma non come sta facendo nel senso mi impegnerò a, no, ho fatto, ho rilevato e in un bilancio dimostro quanto ho fatto. Ad esempio, la cosa più semplice che stanno facendo tutti, semplice ma molto importante, ad esempio il tema del risparmio di CO2, quindi quanto CO2 noi abbiamo risparmiato creando delle efficienze sui nostri processi. Quindi nel percorso voi vedete, nella parte alta, cose che probabilmente sono anche vecchie, che partono da ISO 9000, sistemi di qualità, e andando verso il basso siamo passati attraverso la definizione della mission aziendale, della vision, dei valori, perché già lì, se voi andate sul sito corporate di Bauli, nei valori, nella mission, cose che abbiamo definito tanto tempo fa, ci trovate sostanziate già degli impegni che ci eravamo già presi da anni in questa direzione, nella direzione della sostenibilità. Poi abbiamo chiaramente iniziato un percorso più di avvicinamento verso quella formalità virtuosa che ci viene chiesta, che è quella del bilancio di sostenibilità. Noi abbiamo emanato quest'anno il primo bilancio di sostenibilità partendo da quella che l'anno scorso era una brochure, quindi un primo approccio, e quindi quest'anno il gruppo Bauli si presenta proprio con un bilancio che è pubblico, che può essere consultato da tutti e mette in evidenza quelle che sono le cose che abbiamo fatto. Ecco, nelle cose che abbiamo fatto, che è importante ed entra il ruolo di noi che lavoriamo nell'informatica. Perché? Perché quando noi dobbiamo poi sostanziare i fatti legati alla sostenibilità, e c'è bisogno, ricordatevi, vi ho detto che le aziende non lavorano più senza sistemi informativi, senza informatica, senza programmi, ma anche per rilevare le buone azioni in ambito di sostenibilità che abbiamo fatto, abbiamo bisogno dei sistemi informativi. Se voi pensate in passato, e ancora oggi sempre di più, però supereremo questo approccio, quando noi parlavamo di transazioni unitarie di azienda, una transazione in azienda sono le cose fondamentali che portano avanti l'azienda, un ordine di vendita, un ordine acquisto, eccetera,
Domani sempre di più dovremo, oltre a dire che un ordine di vendita è fatto da una quantità di prodotto con un prezzo che vendiamo a un cliente, dovremmo anche saper dire quanta CO2 abbiamo risparmiato nel portare a termine quell'ordine. Parlo di CO2 perché è un elemento, in realtà sarà una composizione di fattori molto più complessa. Voi capite che se non abbiamo strumenti informatici noi non saremo nella condizione di dire nell'ordine, quell'ordine, quanto sarà, quant'è sostenibile. Sempre di più il cliente in futuro ci chiederà, e i nostri clienti sono i grossi, un cliente grosso per noi è Esselunga, sono questi grossi player, ci chiederà sempre di più di dimostrare che quello che noi produciamo ha una sua sostenibilità, con dei parametri effettivi, quantitativi, non qualitativi, dicendo sì l'ho fatto, sì non ti preoccupare, le mie fabbriche sono pulite. Vorranno vedere dei numeri e questi numeri si iniziano a sostanziare in quel bilancio di sostenibilità e nel lavoro che facciamo noi tutti i giorni a livello informatico, noi questo dobbiamo fare. La progressione del nostro lavoro, i nostri sistemi devono evolvere in quella direzione. Perché si affaccia nel mondo del lavoro? Queste sono prospettive interessanti perché prima si sviluppavano i sistemi informativi con certe logiche, domani dovranno essere sviluppati tenendo in considerazione anche questi aspetti. Ultima cosa, il digitale. In questo convegno, in queste giornate bellissime, parlate di digitale. Ormai per voi l'informatica significa digitale, è giusto, effettivamente è una frontiera che si è aperta ormai, no? È la frontiera del domani, l'informatica del domani si chiama digitale, d'accordo. Tenete conto che il digitale dal punto di vista della sostenibilità, per quanto poi c'ha dei suoi temi insiti di sostenibilità eccetera, aiuterà assolutamente le aziende a portare in porto tutti i suoi obiettivi di sostenibilità, perché sono lo strumento base. Senza digitale l'azienda non potrà parlare di sostenibilità, non avrà gli elementi per sostanziare quantitativamente quanto un'azienda è sostenibile. E questo è un elemento molto molto importante, anche per chi si affaccia, e di seguito i miei colleghi poi parleranno in merito a quelle che sono le professionalità che di fatto nascono, cioè le opportunità che nascono in questo ambito, avrà bisogno sicuramente di persone che sono capaci di parlare questi linguaggi. Vi ringrazio, io ho terminato. Grazie Paolo. Ha già introdotto appunto i temi successivi, perché per fare tutto quello che le aziende italiane stanno facendo in tema di sostenibilità e digitale è chiaro che i ruoli all'interno dell'azienda cambiano e sicuramente le professioni del futuro cambiano e i giovani che entreranno nell'azienda dovranno avere determinate competenze che noi non avevamo. Quindi lascio la parola a Francesco Pezzutto, che appunto ci introdurrà a come nella sua struttura, nell'azienda di Friuli Intagli, sono cambiati i ruoli all'interno dell'azienda. Grazie Francesco. Grazie. Buonasera a tutti, sono Francesco Pezzutto e sono il capo dell'informatica di Friuli Intagli, come visto che Paolo si è definito capo dell'informatica, anch'io sono il capo dell'informatica. Non sono così bravo come Paolo a parlare a braccio, per cui ho qualche slide a supporto. Allora, faccio una brevissima premessa sull'azienda, perché vi racconterò il nostro caso, il nostro percorso in termini di sostenibilità. Faccio una breve premessa perché il contesto poi, diciamo, si evidenzia sul percorso fatto. L'azienda è un nome sicuramente sconosciuto a tutti. È un'azienda situata in provincia di Pordenone che opera nel settore dell'arredamento, ma su un segmento molto specifico. Noi facciamo mobili per la grande distribuzione. Un mobile su tre in Europa di IKEA è nostro. Quindi diciamo siamo i più grossi fornitori di tutte le catene del retail dove si vendono mobili, quindi IKEA, Leroy Merlin, Ibrico, Europa, Nord America e Middle East. Produciamo tutto in Italia, in particolare nella provincia di Pordenone e Treviso, siamo circa 2.500 dipendenti, siamo molto integrati verticalmente, alcune materie prime ce le produciamo
e consegniamo il prodotto sullo scaffale di IKEA trovate il nostro mobile. Perché dico questo? Perché in termini di sostenibilità e anche di economia circolare, di riciclo dei materiali, i nostri clienti è anni che ci stanno sollecitando per andare in una direzione di sostenibilità. E quindi questo, diciamo, per noi non dico che è venuto facile, ma eravamo allenati già da parecchi anni. E questo per noi è stato un grande vantaggio, perché quando abbiamo affrontato il tema avevamo già una storia di forse più di 10 anni su queste tematiche, dove i nostri clienti, come diceva Paolo, ci chiedono l'evidenza dei numeri, di quanti materiali riciclati usiamo nei prodotti, di quanta CO2 risparmiamo all'anno nei trasporti, quindi di tutte le iniziative a sostegno di questo tema. E, appunto, ci tenevo a darvi un po' di dimensioni e anche cosa fa l'azienda, perché quello che vi racconto adesso è contestualizzato in questo caso. Vi darò alcune informazioni sul percorso che abbiamo fatto, che è abbastanza simile a quello che ha fatto Bauli, e poi anche qualche spunto su come le organizzazioni nell'ambito dell'information technology si stanno modificando o si modificheranno, e qualche spunto anche sulle competenze su cui poi proseguirà il mio collega Piero. Vado avanti. Allora, come abbiamo affrontato il progetto in termini di sostenibilità? Quali erano gli obiettivi che ci siamo prefissi? Il progetto è stato un progetto, diciamo, sponsorizzato dai nostri azionisti e gestito dal management. In primis abbiamo deciso di fissare degli obiettivi, quindi definire qual è l'organizzazione stabile a presidio delle iniziative in termini di sostenibilità, definire anche un modello di governance e di reporting, quindi quali sono i numeri che ci dicono come stiamo migliorando le iniziative e il tema della sostenibilità. Ho parlato di percentuale di materiale riciclato, di minor impatto sui trasporti, che poi si tramuta in una minor emissione di CO2. Quindi quali sono gli indicatori che ci danno l'evidenza di dove stiamo andando? Questi indicatori sono gli stessi che ci chiedono i clienti, quindi in realtà eravamo già abbastanza stimolati dai clienti. E poi, fatto questo, dobbiamo avere chiaro qual è una roadmap, quindi come proseguiremo negli anni successivi. Questi sono gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Il progetto sostenibilità è partito, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: chi è che gestisce il progetto? Nel nostro caso abbiamo costituito un team interfunzionale, quindi il capo della qualità, il capo della salute e sicurezza, il capo delle operation, il capo del sales e marketing, il capo dell'IT, perché c'ero anch'io, con una persona che fa da riferimento per come capo del progetto di sostenibilità. Poi, ecco, qui uso già un termine tecnico, abbiamo fatto quella che si chiama analisi di materialità, quindi abbiamo detto: nel nostro panorama dei nostri interlocutori, quali sono i temi che interessano? Quindi quali sono i temi che interessano i nostri clienti, i nostri fornitori, i nostri dipendenti, la comunità che sta attorno a noi, e poi come facciamo a misurarli? Quindi abbiamo individuato quali sono i temi che erano di interesse. E poi siamo andati mancano alcuni titoli, ma me li ricordo. Poi abbiamo detto: mappiamo l'elenco delle iniziative, di cui poi vi do evidenza, e definiamo anche quali sono gli indicatori precisi che misurano dove siamo arrivati. E poi siamo andati a realizzarla. Il primo output della fase realizzativa è stato il bilancio di sostenibilità. Quindi noi abbiamo, dopo circa 8 mesi, prodotto un primo bilancio di sostenibilità che abbiamo
condiviso con i nostri clienti e con i nostri azionisti, e questo è stato un primo risultato del percorso fatto. Poi però abbiamo detto: e adesso dove andiamo? E quindi abbiamo voluto evidenziare quali sono le iniziative per i prossimi anni che ci portano poi dei risultati concreti in termini di sostenibilità. E quali sono? Allora, i temi sono l'efficienza industriale, perché più bravo sono, meno consumo. La gestione dei rifiuti: noi abbiamo, ahimè, una produzione molto importante di rifiuti industriali, sia in termini di materie prime, ma anche in termini di rifiuti da smaltire, e quindi come li gestiamo. Poi il tema dell'economia circolare, quindi quanto riusciamo a riciclare dei materiali che usiamo. Poi quanto il nostro prodotto diventerà sempre più sostenibile, quindi quanto il prodotto conterrà materiali riciclati, quanto sarà più semplice smaltirlo, quanto meno materiale non smaltibile contiene. Quindi questo è un altro tema su cui ci siamo focalizzati. Poi la parte di logistica: noi, ahimè, essendo un'azienda di produzione, abbiamo una quindicina di fabbriche, e quindi materiale, il mobile non è un materiale che è poco ingombrante, i componenti lo stesso, e quindi movimentiamo dei volumi molto, molto grossi. E quindi quanto riusciamo a movimentare meno il materiale, perché per un tema di costi, ma anche per un tema poi di impatto ambientale. Una delle iniziative, ne cito una, nei prossimi anni, non nel 2024 ma nel 2025, costruiremo un tunnel sopraelevato tra tre fabbriche, perché oggi tra le tre fabbriche viaggiano al giorno circa 350 bilici. Invece con il tunnel, che sarà alimentato da energia elettrica, porteremo i mobili sulle tre fabbriche con un impatto nettamente inferiore. Questa è un'iniziativa importante. E poi in termini di gestione energetica, perché non siamo un'azienda energivora, ma siamo un'azienda che ha alti consumi di energia, e quindi anche questo è un tema per noi molto, molto sentito. Poi la parte delle persone, perché la cultura delle persone fa parte proprio del percorso di sostenibilità e di attenzione poi all'ambiente. La salute e sicurezza sul lavoro: siamo un'azienda industriale. Diritti umani, perché abbiamo persone di tante nazionalità, di tanti generi, quindi dobbiamo stare attenti a far sì che siano inclusi in questo percorso. E poi la parte di etica, perché il business deve avere una sua etica per essere poi sostenibile. Queste sono le 10 iniziative che abbiamo individuato. Andando poi un po' più nel concreto, abbiamo 35 iniziative mappate, di cui la maggior parte, essendo un'azienda industriale, sulla parte di ambiente. Ne abbiamo una decina sull'efficienza, 3 sui rifiuti, 3 sull'economia circolare, 7 sul prodotto sostenibile, 6 sulla logistica green e 3 sulla gestione energetica. Questa nei prossimi 3 anni, questa è la sintesi della nostra roadmap, che poi viene declinata in un piano. Ecco, questo vi dà un po' la fotografia del percorso fatto. Quindi noi venivamo da un'esperienza di sollecito da parte dei clienti, l'abbiamo capitalizzata in un primo percorso in un tempo medio, 6-8 mesi, per arrivare al bilancio di sostenibilità, e per poi nel contempo definire una mappa di iniziative per i prossimi 3 anni. Questa è l'esperienza che vi porto. Un ultimo stimolo di come cambieranno, a mio avviso, le organizzazioni e le competenze. Allora, in termini di organizzazione, oggi la gran parte delle aziende ha dei team interfunzionali, come abbiamo fatto noi. Domani sicuramente ci saranno delle funzioni dedicate, perché questo è un tema che avrà sicuramente degli impatti sull'organizzazione. Oggi l'IT, noi siamo un po' come il prezzemolino, dobbiamo esserci perché senza di noi non si fa niente, siamo gli abilitatori. Domani, con buona probabilità, ci saranno delle figure, se non delle figure, delle competenze all'interno dell'IT. Su questo sono certo. Poi, in ultima, un minuto,
Come si svilupperanno le competenze? Questa è un po' una mia visione, questo è un po' per i ragazzi che affrontano il mondo del lavoro. Sicuramente non è più basata solo sull'aspetto tecnologico. Io devo imparare come funziona il business, quindi devo conoscere i processi. Quindi anche chi si occupa di digitale dovrà essere visto come un alter ego del business, perché conosco bene il processo. Dovrà essere anche capace di supportare il cambiamento del business. Perché? Perché una trasformazione digitale, che è poi l'altro punto, è quella che abilita il cambiamento dei processi. Queste sono competenze, direi, non dico nuovissime, ma molto nuove nell'ambito IT, perché si passa dalla pura tecnologia a una logica di tecnologia nel business, che non è, diciamo, nel nostro DNA, almeno non lo era nel mio DNA. E per ultimo, appunto, non per penultimo, devo sapere di cosa si parla in termini di sostenibilità. Quindi sì, IT a fianco del business, conosco i processi, conosco come farli cambiare grazie alla digitalizzazione, ma devo sapere anche le tematiche in ambito di sostenibilità. E poi la parte di tecnologie di Green IT, che fanno parte proprio del DNA dell'IT, che Alessandro ci ha illustrato come una delle ultime slide della sua survey, dove ci sono una serie di tecnologie che rendono l'IT più sostenibile. Io ho finito, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Francesco. Abbiamo capito che qualsiasi lavoro facciate, questa cosa comunque dovrete tirarla fuori. Io per esempio non lavoro nell'ambito dei sistemi informativi, ma l'affronto tutti i giorni, quindi è un tema veramente importante. E quindi sulle competenze vogliamo lasciare la parola a Piero Giacomelli, che ci racconterà un po' quello che le aziende cercano con alcuni dati interessanti. Grazie Piero. Sì, buongiorno. Dunque, io sono Piero Giacomelli, seguo la linea dei miei predecessori, io sono il capo dell'IT di Fidia Farmaceutici. E la prossima? Allora, vabbè, non vi annoierò con cosa facciamo, le signore forse sanno cos'è l'acido ialuronico, facciamo intramuscolare per i vecchi, facciamo i vaccini per i bambini, non quelli a mRNA combinante, quindi se c'è qualche Novax non venga a piazzarmi una bomba, non facciamo quelli. E io ho qui l'ingrato compito di terminare e spiegare un attimino qual è un po' la mia visione rispetto a quelle che dovrebbero essere competenze che i giovani dovrebbero, a mio avviso, sviluppare o dovranno sviluppare per il proseguo. Allora, tanto per togliere l'imbarazzo a tutti quanti, il futuro non diventa più semplice, diventa sempre più complicato e quindi i livelli di conoscenze trasversali dovranno sempre essere maggiori. Vedo in fondo dei ragazzi, quanti qui hanno in mente di lavorare nell'informatica? Qualcuno di voi? Sì? Bene, lasciate stare, è un brutto lavoro, è un brutto posto e c'è tanto da lavorare, qualche volta non siamo riconosciuti, però le sfide sono interessanti a mio avviso e abbiamo un ruolo, come si diceva, fondamentale nel far muovere tutta l'azienda. Io sfido chiunque in questo momento a pensare di tornare a carta e penna come era neanche 30 anni fa. Io ho cominciato con la carta e penna il mio percorso professionale, adesso siamo sul cloud. Allora, parto alla lontana con qualche dato con cui forse vi hanno già annoiato, ma secondo me è utile ribadirlo. Allora, cloud, PC, eccetera, insomma alla fine bisogna attaccare la corrente elettrica, giusto? I telefonini bisogna attaccare la corrente elettrica per ricaricarli, quindi alla fine della faccenda c'è sempre un qualcosa che gira per produrre corrente per noi e per far funzionare i nostri dispositivi. Dall'iPhone più figo del mondo fino al cinofonino, dobbiamo comunque ogni sera metterli in carica. Quanti lo lasciano attaccato tutta la notte? Vergognatevi. Ok, l'efficienza della batteria diminuisce e avete comunque consumate corrente per tutta la notte. Quindi attenzione a lasciarlo acceso tutta la notte. Comunque sostanzialmente è un po' difficile stimare, però nel 2017, quindi prima del Covid, l'ICT Carbon Footprint, cioè il costo di quello che era per produrre i computer, alimentarli, eccetera, eccetera, si stimava che fosse circa il 2% delle emissioni globali.
Adesso col Covid, vabbè, eravamo tutti in lockdown, quindi ancora più correnti, ancora più connettività, eccetera. Infatti anche adesso le industrie festeggiano per la corrente elettrica e nelle bollette ce ne accorgiamo. Senza stimare, diciamo, che comunque i dispositivi migliorano, bla 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 bla, si stima che nel 2030 da 2 passeremo a 5%, 9%, malgrado gli efficientamenti energetici che avremo e gli efficientamenti dei dispositivi. Okay? Qui ho messo anche qualche referenza, e tutto questo si traduce in cosa? Che presto o tardi l'industria dell'informatica in globale consumerà più di tutti gli aerei e di tutta l'industria aerospace a livello mondiale, che consuma già un casino. Okay? Quindi stiamo per diventare o diventeremo probabilmente la prima fonte energivora, okay, al mondo rispetto all'industria pesante, cioè rispetto a chi fa acciaio, siderurgia, secondi saremo probabilmente noi dell'IT. Allora, qualche altro dato che ho messo dentro è la seconda, questa qua sì, beh, poi c'è tutto il tema, chi investe in criptomonete, bitcoin, giovani lì in fondo? No, nessuno? Bravi, ok? Perché i bitcoin, fantastico, eccetera. Beh, sicuramente qualcuno di voi in fondo ha avuto problemi a trovare le schede grafiche per i videogiochi nei tempi che furono, giusto? Sì, infatti. Perché se li mangiavano tutti i cinesi per minare i bitcoin. Allora hanno creato praticamente un disastro su questa cosa qua e il bitcoin praticamente ha sparato in maniera esponenziale il consumo di elettricità, tanto appunto che si stima che in pratica è come nel periodo in cui ha cominciato a diventare appetibile anche per i fondi di investimento, si stima che praticamente ha creato uno stato in più a cui dare energia, ma non uno stato come il Burundi che consuma niente, uno stato come la Giordania che comunque ha dei consumi piuttosto elevati. E la cosa da aggiungere a questa cosa qua, c'è il cloud, quindi WhatsApp, Telegram, TikTok, YouTube, tutti sono sul cloud e si stima, perché di nuovo è molto complicato avere dai GAFAM, che sono Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, avere delle stime attendibili, però più o meno, la Cina non ci dice niente, per esempio la Cina ha interi data center di cui non si sa quanto consumano, il cloud ha continuato ad aumentare i consumi e nel complesso tutta la baracca dei siti web, app, eccetera, eccetera, in questo momento si stima che abbia i consumi energetici del Giappone e stiamo parlando dell'ottava economia, ottava, decima economia al mondo. Qui ho messo un po' di dati sui carbon footprint, cioè sull'impronta di CO2 in grammi che consumano, eccetera, eccetera. Provate a pensare a 1 miliardo di utenti di Facebook stimati cosa consumano facendo un post al giorno, facendo scrollare la timeline. Quindi il messaggio è tecnologie fighissime, bellissime, che ci fanno fare cose, anche se magari c'è qualcuno che studia filosofia, etica, queste cose qua? No, nessuno? Benissimo, la domanda potrebbe essere: consumiamo come il Giappone per scrollare i gattini su TikTok? Qua qualcuno interessato all'etica avrebbe molto da dire. Questo è un po' quello che abbiamo preso un po' da lontano. Allora, tutto questo per dire cosa? Dopo alla fine, perché dopo è un po' come il discorso dell'impatto energetico, dopo cosa ce ne torna a noi, cosa possiamo fare? È un tema talmente grosso, non siamo delle industrie pesanti, non lavoriamo su queste tematiche. Cosa potremmo fare noi? Allora, uno stimolo che ho visto per esperienza personale è che in qualche maniera, siccome i computer costano sempre di meno, diventano sempre più potenti, quasi nessuno più si occupa di come ottimizzare certi processi informatici. Perché tanto c'è il cloud, c'è il computer, io posso aggiungere un banco di RAM, posso prendermi ogni 3 anni il computer più grosso, nelle aziende 5 anni, giusto, i server li facciamo durare più o meno 5 anni, a me i contratti durano 5 anni, poi abbiamo un baraccone di 100 kg che non si sa come smaltire. L'idea è che sostanzialmente non tutti gli algoritmi sono uguali, cioè uno skill che secondo me sarà soprattutto da sviluppare per chi si occuperà di queste tematiche è che non tutte le tecnologie sono paritarie da un punto di vista di consumi energetici e di ottimizzazione dei processi. Quindi, per dire una battuta, il miglior hardware del mondo viene battuto dal software non ottimizzato. Voi non avete idea, lo vedo quotidianamente, delle ore che vengono perse e dell'energia che viene sprecata
da parte di persone, programmatori, anche con livelli di competenza molto alti, che scrivono programmi non ottimizzati. E lì mi piace citare, qualcuno ha letto Introduction to Algorithm, che è del 93, sì, bravo, ok. Nel 93, allora, per chi non lo sapesse, è la Bibbia dell'informatica, questo testo qui, è un mattonazzo così, è arrivato alla 20ª edizione. Nella Bibbia dell'informatica, a pagina 13, facevano proprio questo esempio qua. Se io scelgo un algoritmo poco ottimizzato, posso metterci 5 ore a fare le stesse operazioni che invece potrei fare in 20 minuti. Quindi dal mio punto di vista, chi si affaccia al mondo della programmazione, chi userà il computer, dovrà cominciare a porsi anche l'ottica di dire: quando io sviluppo le cose o quando io faccio dei programmi, devo cercare di capire anche quale potrebbe essere l'impatto, prima dall'ottimizzazione, perché se lo ottimizzo in tempi di tempo, se lo ottimizzo con la variabile tempo, vuol dire che lo ottimizzo anche con la variabile del calcolo e quindi riduco il tempo di calcolo del PC, quindi faccio fare meno operazioni al computer, quindi probabilmente spreco anche un po' meno corrente. L'altra cosa è questa: le group policy aiutano ma non risolvono. Faccio l'esempio che è successo personalmente nell'azienda: gente che manda una mail con scritto grazie, quindi a livello di byte abbiamo una stringa piccolissima, e mettono una signature grande così, con un disclaimer grande così, con scritto grande così, non stampare. Poi dall'altra parte c'è l'idiota che la stampa comunque, giusto? Quindi anche qua, mandare fuori una policy e dire: non mandate per cortesia documenti con la signature quando utilizzate gli indirizzi aziendali interni, serve quasi a zero, perché le persone, ho visto personalmente, tendono a ignorare, soprattutto se sono policy che vanno proprio a toccare anche un po' la persona, perché dopo mi chiama la comunicazione e mi dice: ma tu non vorrai mica che la gente, se vuole mettersi il loghetto figo, non possa metterlo? Sì, perfetto, dopo quando stampiamo, quando facciamo girare le email, sono centinaia di tonnellate di CO2 che vengono sprecate per questa stupidaggine qua. E quindi aiutano, però bisogna essere un po' impositivi, bisogna avere una linea aziendale, a mio avviso. Per chi fa programmazione su base dati e chi farà il data scientist o chi si occuperà di queste cose qua, ricordatevi che io vedo gente che scrive programmi che potrebbero girare, provato sul campo, in 7 secondi, ci mettono 7 minuti. Tanto il computer è lì che macina energia per niente. E quindi un fatto importante è: non devo imparare, oltre che i linguaggi di programmazione, anche le strutture dati che mi consentono di fare le cose fatte meglio. Di nuovo, vuol dire rompersi la testa, mettersi sui libri, imparare bene certi concetti, però è l'unica maniera in cui possiamo uscirne, almeno nel nostro piccolo. Sto andando 2 minuti, perfetto. E dopo, un tema che adesso si sta manifestando sempre di più, allora guardate che tutte le macchine virtuali nel cloud, Google, Amazon, adesso ti dicono: fai il servizio cloud, fai tutto su cloud, così non c'è l'infrastruttura. 3 settimane fa Oracle ha il suo cloud, ha detto: sono aumentati i costi, ti aumento di un 3% la fattura, senza possibilità di discutere la cosa. Quindi attenzione, perché la scelta del cloud in maniera sconsiderata sta portando anche alcune aziende a tornare indietro, perché comunque adesso i costi stanno diventando insostenibili. Poi ci sono economisti qua? No? Sì? Vabbè, CAPEX e OPEX, il cloud è tutto OPEX, quindi va a ridurre l'EBITDA aziendale, quindi anche lì un aspetto a tenere conto, perché dopo vuol dire che a fine anno i premi di produzione per i dipendenti sono un po' più bassi, magari anche a causa di questo. Basta, io ho finito. Sì, prego. Allora, intanto grazie, vedo che ci sono delle domande, quindi lascio la parola, perché abbiamo 5 minuti, perché poi ci sono i ragazzi delle borse di studio e vorremmo dirgli 2 cose, grazie. Allora, interessante, perché c'è il lato azienda e poi qui da quest'altra parte vedo invece chi è interessato a entrare nel mondo del lavoro, soprattutto dell'informatica, che poi dovremo capire, no? Va bene questa definizione. E poi c'è il lato consumatori. Sentiamo le domande. Ce ne sono tante di domande da fare, no? Eccola. Salve, Marino Mazzonga.
intanto è stato interessante tutto questo. Io man mano che parlavate mi venivano in mente delle cose. Allora, c'è stato un intervento sostanzialmente sull'ITC d'azienda, no? Come sintesi, a me veniva da chiedere, restando nell'ITC, è ovvio che a secondo del tipo d'azienda, se è un manifattore che ha un alto forno piuttosto di uno che cambia completamente, e il peso dell'ITC sulla sostenibilità rispetto al resto. Allora la domanda era scema, però è pur vero che siccome l'obiettivo strategico, no, sarebbe quello di azzerare le emissioni, c'è sì, quando si parla di bilanci di sostenibilità, il concetto di miglioramento, ma c'è anche un secondo concetto che sto chiedendo se risponde a degli obiettivi definiti, ovvero ci sono delle situazioni per le quali il capo azienda oppure il mondo degli azionisti eccetera dichiara che dice, come hanno fatto diversi, no, costruttori di auto, io voglio azzerare le emissioni entro il, e quindi il bilancio di sostenibilità è sempre un confronto annuale, no, e progressivo rispetto a quell'obiettivo. E poi mi chiedevo anche se siamo a un punto in cui, nonostante l'ESG sia nuovo, se siamo anche a un punto in cui è normato, ovvero se esiste un framework, è ovvio che la risposta è no, ma se esiste un framework, no, dove questa cosa sia sostanzialmente omologa nelle varie situazioni. Facciamo un'altra domanda o rispondiamo a questa? Rispondiamo magari prima a questa. Facciamo un'altra? No, facciamo. Usiamo quello. Funziona? Sì, ok. Rispondo sull'ultima, sul framework. In realtà è una cosa che ho scoperto anch'io da poco, perché mi sono un attimino, come dire, documentato negli ultimi mesi. E questo sondaggio che abbiamo fatto, poi abbiamo visto alcune domande, in realtà ce n'erano 53, ne abbiamo fatto, abbiamo anche un po' asciugato, insomma, chi ci ha risposto, erano basate proprio su un framework che ci ha passato l'Università Bocconi di Milano, che è proprio un framework di corporate digital responsibility. Quindi fondamentalmente le università stanno cercando di capire quali sono le domande a cui rispondere per andare a capire quali impatti rispetto a ambiente, sicurezza della parte IT, diciamo digitale. Quindi questo è un lavoro che c'è, è stato fatto, sicuramente è una cosa nuovissima, perché io ne sento parlare anch'io, facevo questo mestiere qualche giorno fa, e probabilmente appunto nel futuro sarà una cosa quasi normale. Io credo che oltretutto rispetto al peso dell'IT nelle aziende, la risposta a queste domande appunto dipende anche dal fatto se un'azienda è IT intensive piuttosto che no. Quindi una società totalmente digitale, che ne so, Spotify, piuttosto che un'acciaieria, avranno un comportamento diverso. Nel bilancio ambientale che andranno a presentare, ragionevolmente ci saranno capitoli con KPI e pesi diversi. Questo sicuramente sì. Sul tema della bilancio di sostenibilità si seguono in generale le norme del GRI, no? E GRI è GRI Sustainability Reporting Standard, un'organizzazione mondiale che ha degli aggiornamenti annuali. Noi abbiamo, su quello che avete visto, abbiamo usato la versione 2021, c'è un aggiornamento continuo. Tenete conto che sulla parte economica è più facile dare degli obiettivi che sono denominatori comuni sui vari settori merceologici, un'acciaieria o un'azienda come noi che fa panettoni sostanzialmente. Sul fronte sociale, quindi ESG, economic, social e governance, su social e governance chiaramente si entra nell'aspetto più nel concreto della caratteristica dell'azienda sostanzialmente. Ora, su darsi degli obiettivi sono assoluti e sicuramente nel 2030 si è già detto che le varie aziende cercheranno di azzerare il carbon footprint eccetera eccetera, ma queste di volta in volta vanno anche viste nell'ottica dei prodotti. I prodotti sono in continua evoluzione nelle aziende, no? Il consumatore chiede cose nuove ed evidentemente su questi nuovi prodotti che bisogna definire degli standard. È chiaro che un prodotto che si entra nel mercato sicuramente ha
dal punto di vista della sostenibilità, probabilmente un'immaturità che nel tempo migliorerà evidentemente. Io credo che la cosa importante è iniziare queste cose, perché attenzione, il percorso che avete visto ad esempio per Bauli è un percorso che è partito sicuramente da lontano, ma sta conoscendo una progressiva maturazione, una vera maturazione, che significa anche consuntivare quei dati, come vi ho detto, l'informatica aiuta questo, ci vorrà sicuramente un po' di anni, perché devono crescere le professionalità dell'azienda, come hanno detto, esistenti in azienda, e dall'altra parte, voglio dire, gli stessi processi aziendali devono conoscere. Questo è assolutamente fondamentale. Grazie. Ci sono altre domande? Per esempio, cosa dobbiamo studiare? Che ne so, se vogliamo o no entrare nel team. Ecco. Ne faccio una io, però ragazzi, c'è, dov'è? Non ho visto. Allora? Vabbè, ne faccio io con una battuta, ma quanti cookies ci vogliono per fare un panettone? Cioè, nel bilancio sociale, tutti i cookies e i dati nostri, che fine fanno? Quanti ne consumate? Voglio dire, il tema è proprio questo, no? Dove cercare di riuscire a consuntivare quanti... Ed è il tema, è la sfida dell'informatica in azienda che dicevo prima. Nel senso, noi abbiamo costruito tutti i nostri sistemi informatici, non dico trascurando, non sapendo che queste cose dovevano essere considerate domani. Quando io prima facevo l'esempio, che S. Lunga ci potrà chiedere nell'ordine di vendita quant'è sostenibile un ordine di vendita, che oggi sembra un'incongruenza, e domani sarà sempre più comune, quindi è quanti cookies, eccetera, ma anche dal punto di vista dell'e-commerce, tutte queste cose qua sicuramente vanno messe in evidenza. È un processo di maturazione sicuramente. Siamo un po' in ritardo, perché volevamo era esatto. Bene, i ragazzi. Allora. Scusi, ma proprio siamo, perché poi qua entrano altri, quindi dobbiamo proprio chiudere, mi spiace. E ci tenevamo appunto perché AUSED insieme a Orienta, e invito già Giuseppe Biazzo a venire qui con noi, già l'anno scorso e quest'anno ha voluto rifarlo, ha messo a disposizione delle borse di studio per giovani ragazzi talentuosi. Ci sono arrivate un po' di curriculum e un po' di lettere motivazionali. Ringrazio i ragazzi, penso che alcuni siano qui perché uno lo riconosco sicuramente, quindi magari io li chiamo, se ci sono alzatevi solo un secondo per vedervi e poi dopo risedetevi. Allora, Alessandra Fatuzzo, non so se c'è, ecco. Mattia Roma, c'è, eccolo. Riccardo Melandri, non c'è, ok. Cristina Fucilitti, no. Isabella Marasco, Giuseppe Ruggeri, non c'è, Fabiana Laforgia, Giuseppe Di Naso, Alessia Laforgia, Luca Bianconi, Johan Gabriel Duta, Manuel Arnaldi, non c'è, e Michela Manzato. Ok, ben, complimenti. E io l'unica cosa che vi dico, poi lascio la parola, è la cosa che mi ha fatto piacere del quello che avete inviato, le lettere, e l'entusiasmo comunque che traspare. E l'unica cosa che vi dico, non perdetelo mai, perché quello è la cosa che vi porterà avanti nella vita. Grazie, io faccio solo un saluto brevissimo e un ringraziamento a AUSED e a Informatici Senza Frontiere per questa bella iniziativa che abbiamo sposato con grande interesse, perché appunto noi ci occupiamo di risorse umane, siamo Orienta, è un'agenzia per il lavoro, tra le più importanti in Italia, abbiamo 60 filiali,
più di 200 milioni di fatturato, siamo presenti un po' in tutta il territorio nazionale, ma abbiamo soprattutto una divisione Orienta Digital specifica che ha l'ambizione e la vocazione di far incontrare domande e offerte. Quindi abbiamo visto come questi importanti stimoli su tutti i fronti, quanto cambiamento c'è e quindi anche quante opportunità ci sono per i ragazzi e per le ragazze. Mi fa piacere aver visto anche alzarsi in piedi diverse ragazze, perché è anche un tema di genere sul quale stiamo lavorando molto insieme anche alle associazioni di categoria. Confindustria ha fatto un bellissimo progetto che si chiama Stimiamoci, che spinge e fa orientamento verso le materie STEM, nelle materie scientifiche, quindi anche collegate al digitale le giovani donne, perché manca un pochino quell'apporto lì e le percentuali sono ancora più basse e senza nessun motivo, diciamo, in una attività così stimolante, no? Perché avete visto quanti stimoli, quanta prospettiva per il futuro, quanto cambiamento e che velocità nel cambiamento. Quindi quello che noi possiamo dire come Orienta Digital e come specialisti, diciamo, nelle risorse umane, è che siamo per i giovani aperti a qualsiasi tipo di aiuto, di supporto. Facciamo delle academy di formazione continue in tutto il territorio nazionale, quindi vi portiamo e vi presentiamo alle migliori aziende che ne hanno necessità, e quindi questo sicuramente è un punto importante, così come altrettanto complimenti a AUSET, perché ricordiamo che qui abbiamo delle figure di primissimo piano aziendali che fanno un'attività di volontariato proprio per portare avanti questo tipo di messaggio, di conoscenza, sia per carità, per scambiare anche tra di loro best practice eccetera eccetera, ma questo è rivolto ai giovani, e quindi, diciamo, i giovani ecco, li invito a valorizzare questo aspetto, diciamo, di donare la parte del proprio tempo, della propria conoscenza, per cercare di attrarre o comunque di spiegare meglio quella che è l'attività di un settore specifico che ha un impatto così trasversale su tutto quanto quello che è il mondo economico, il mondo del presente, del futuro sicuramente, ma a maggior ragione del presente. Quindi grazie ancora, grazie e complimenti ai ragazzi che hanno partecipato. Grazie a tutti e invito i ragazzi solo un secondo a fare una foto magari con noi. Grazie a tutti.